stampa, ma anche tutte le associazioni, gli enti, i gruppi che ci hanno aiutato, che hanno sostenuto, che hanno lavorato con noi al progetto di Viva Vittoria. E sono qui con me oggi Monica Pedroni, la presidente di AIDA, Daniela Polenghi, presidente del Forum del Terzo Settore, Rosita Viola, in rappresentanza del Comune, l'assessora di Portato da Brescia, nata a Brescia nel 2015, Rete Donne, che è appunto un insieme di donne, di persone anzitutto che si stanno impegnando sui temi dei diritti delle donne, della libertà e della dignità delle donne, ma che raccoglie anche vita rete di associazioni, di gruppi attivi nella nostra città e nella nostra provincia su questo tema. Rete Donne ha proposto questo progetto alla città, ha trovato il sostegno del Forum del Terzo Settore, il patrocinio della collaborazione, proprio prodotto a mano dalle nostre meravigliose volontarie Mara. All'auspicio di Rosita, perché non deve essere lasciato nel nulla, perché è stato veramente una cosa molto bella questa mobilitazione per le donne. La nostra casa realizza un sogno che è il centro di antiviolenza, che siamo nate nel 2001, avevamo in cuore già da diversi anni, per cui mi piace sempre sottolineare che l'inizio di questo sogno è partito da un uomo che ci ha donato la casa, che vuole rimanere anonimo e che noi diciamo, chiamiamo il nostro benefattore. Però davvero avere questa solidarietà e questo sostegno da parte di tutta la città e soprattutto delle donne, non lo so, per noi è davvero, davvero molto importante, perché sarà tra l'altro una casa che ci porterà ad un impegno che, se condiviso con altre persone, credo che sarà anche più leggero da portare. Ed è davvero importante, perché per le donne avere un luogo nel quale rifugiarsi, perché ricordo che la casa è adibita alle donne, perché davvero le donne, quando si impegnano, poche risorse, ma quando l'obiettivo è chiaro, sentito ed è nel cuore, si riesce. E grazie davvero a tutte, grazie tantissimo. Renderlo esplicito proprio perché necessita di essere nascosto. Io, essendo anche assessore e quindi pubblico ufficiale, vi confermo che sono stata a vedere la casa, che esiste qualcuna anche di AIDA, dove dobbiamo arrivare per poter garantire a queste persone un periodo di vita. Che ringraziamo per aver lavorato, oltre alle singole persone, che sono più di 500 e quindi per carità vostra non lo chiamiamo, faccio un periodo di 500. Volevo fare una piccolissima riflessione. Condivido tutto quello che ha detto Rosita e hanno detto Manuela e Monica. Vorrei sottolineare un altro aspetto che forse non ci è così balzato subito all'occhio, ma ci pensavo adesso ascoltando loro. Questo, da parte della cittadinanza e delle persone che hanno lavorato, non è stato solo un atto di generosità, di condivisione, è stato un atto di fiducia. Cioè, questa cifra, io credo per Cremona rilevantissima, cioè non mi risulta nel passato di altre raccolte fondi fatte in maniera così spontanea e autonoma che abbiano avuto un risultato di questo tipo. E quindi c'è stato anche un grande atto di fiducia. In fondo non eravamo nessuno, cioè eravamo una rete per lo più sconosciuta, un'associazione conosciuta, ma comunque dentro le persone, i gruppi che conoscono il problema, e ci sono stati cittadini che hanno speso 17.000 euro per questa cosa, sulla fiducia di chi gliela proponeva, in un momento in cui la fiducia verso l'istituzione è vicina purtroppo allo zero. Allora io credo che, come diceva Rosita, dobbiamo tutti insieme riflettere, perché evidentemente quando i soggetti sono chiari, l'obiettivo è chiaro, misurabile e concreto, le persone rispondono. I gruppi principali, insomma, che ci hanno sostenuto,
e ricordo che abbiamo una quarantina di coperte che non sono poi molte, però ci sono arrivate diverse richieste e abbiamo poi un recapito telefonico per chi fosse interessato, quello pubbliciteremo anche nei prossimi giorni per eventualmente procedere. Grazie. Naturalmente per ringraziarvi del dono, del pensiero che ovviamente accetto molto volentieri a nome della Fondazione Città di Cremona che ha messo a disposizione, quando Manuela mi ha chiamato ci siamo subito resi disponibili perché l'iniziativa è veramente apprezzabile e comunque quando è partita non speravamo che avesse così successo, quindi grazie veramente a tutti quelli che si sono così attivati, hanno lavorato. Ne vorrei approfittare per dare una bella notizia, visto che sono sempre molto scarse, Monica lo sa, la settimana scorsa il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha destinato ad AIDA un bando che AIDA ha vinto perché abbiamo ritenuto fosse il miglior progetto presentato alla Fondazione in linea con i nostri scopi. E quindi abbiamo assegnato, poi ci sarà una conferenza stampa dove spiegheremo tutti i bandi che abbiamo voluto così approvare, ma il premio numero uno è stato vinto da AIDA, che è stato messo in palio dalla Fondazione Città di Cremona, 15.000 euro, quindi è la prima volta che facciamo un bando. Quindi praticamente oggi si fa un raddoppio. Bellissimo, grazie.